forse non ce la farà a battere il record di Freddy Adu, ghanese, poi diventato americano, il più giovane debuttante a 14 anni nel campionato statunitense e che dopo aver girato il mondo col pallone tra i piedi fra Portogallo, Grecia, Francia e Turchia è tornato nel soccer e a 23 anni gioca nel Philadelphia Union. Però Hakim Mastour, italiano con genitori marocchini, 14 anni, appena arrivato al Milan dalla Reggiana, ha tutto per stupire, anche senza il pallone tra i piedi. Perché tutti ti vogliono? Perché forse in campo faccio cose che gli altri non fanno. Che cosa ti aspetti dal tuo futuro? Mi aspetto un futuro faticoso e spero con molte soddisfazioni. Dove vuoi arrivare? Il mio sogno è vincere il pallone d'oro. E come si fa a vincere il pallone d'oro? Con tanta fatica, sudore e impegno. Pensi di farcela? Spero. In Italia fece scalpore Gigi Sartor, pagato 1.100.000.000 di lire dalla Juventus nel 90 a 15 anni. Ma anche il ghanese Kufur, preso a 14 da Luciano Moggi insieme ai connazionali Gargo e Dua, in un'operazione che fece scandalo e fu definita tratta degli schiavi. Il ragazzo prodigio diventerà un prodigio e basta? Cercherò di apprendere il più possibile e di dare sempre il massimo. Lo avevamo conosciuto pochi giorni fa per aver palleggiato in compagnia del piccolo faraone El Shaarawy con un'arancia, una pallina da golf ed una nocciolina. Il Milan però aveva messo gli occhi già da un po' su Hakim Mastour, 14 anni, genitori marocchini ma cresciuto in Emilia. Italiano a tutti gli effetti, forse troppo presto per chiamarlo il nuovo Balotelli, ma di sicuro Hakim non è solo un giocoliere da circo e con Super Mario ha in comune anche un passato in nerazzurro. Guardare per credere le immagini di questo torneo giovanile che si è disputato lo scorso gennaio a Roma. Mastour con la maglia dell'Inter ha incantato tutti, dribbling fulminanti e un gran gol. I suoi numeri hanno permesso ai nerazzurri di trionfare nel secondo Memorial Jelasi. L'Inter però non ha potuto tesserarlo perché da regolamento non si può lasciare la propria regione prima di aver compiuto 14 anni. Per questo Mastour è stato girato alla Reggiana. Poi però, appena festeggiato il compleanno a metà giugno, il Milan è stato velocissimo a soffiarlo ai cugini. Firma nella sala dei trofei di Via Turati con Gagliani. Il trattamento è quello riservato di solito alle stelle. E se è troppo presto per capire se diventerà davvero un campione, con i campioni potrebbe giocarci presto. Nonostante sia solo del 98, sarà già aggregato alla primavera e magari avrà presto l'occasione di giocare al fianco di Ibra, di segnare ad Abbiati in partitella e di divertirsi insieme ad El Shaarawy, non solo con le ciliegie. L'agente del giocatore e mi diceva questo è davvero un grandissimo fenomeno. È molto simile, lo paragonava a Kakà perché in Italia è assistito da Paolillo, dallo stesso agente. Di... E... Ma sempre più piccolo, sempre più piccolo. Guarda. Allora, siamo partiti con una palla da calcio, un'arancia, adesso è una palla da ping pong. Da ping pong, da calcetto, mi pare, da calcio balilla forse. Eccolo qua, ma è bravissimo, veramente, ti credo. Molto simile, mi dicono, come caratteristiche. Perché è una ciliegia? Mamma mia, Roberto Baggio. Quei piedi ci sa fare, sa palleggiare molto bene, questo è stato messo alla prova da Vera Spadini, è lei che lanciava, avete visto il pallone, l'arancia e tutto il resto era Vera Spadini. Noi ci fermiamo allora con... Milan in vantaggio su tutte le altre squadre. Oggi tu sei di fatto un giocatore del Milan, hai firmato, ci racconti le tue emozioni nel momento in cui hai messo il tuo nome su quel contratto? È stata un'emozione molto grande, firmare per questo club molto prestigioso è stata una cosa bellissima. Era un giorno che sognavi quando hai iniziato a giocare a calcio, insomma, quando sei entrato qua in questo portone, le prime immagini che ti sono venute in mente quali sono state? Ai giocatori e ai campioni che sono passati per di qua. Tra tutte le soluzioni possibili eravamo sicuri che questa era la soluzione giusta per lui e per la sua crescita, quindi siamo molto felici di aver raggiunto questo obiettivo e adesso inizia la parte migliore, insomma, andarci tanto da fare. Ecco, l'hanno cercato anche altre squadre, immagino, perché insomma un talento di questo tipo, puoi dirci magari qualche nome, non so, si è parlato molto dell'Inter. Guarda, hanno chiamato tutte le squadre, italiane ed estere, il suo talento lo conoscono tutti, però noi siamo sicuri insieme che questa sia la soluzione giusta per lui e la sua crescita. Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey. Daddy always tell you, straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me. You got me.
Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh, I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears, daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world, when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls, looking puzzled in a daze. I know it's confusing you, daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas, I sat up the whole night crying, cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block, and your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it, and I know it hurt so bad it broke your mama's heart. And it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat one bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and mama out to see me. But daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV, and mama didn't like it, and you and Laney were too young to understand it. Papa was a rolling stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are, and daddy's still here. Laney, I'm talking to you too. Daddy's still here. I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if the mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya and make him eat every carrot. Don't fool with that.